Ma intanto un procedimento che manca di atti, alcune omissioni, alcuni atti che non sono assolutamente suffragati da quello che è possibile fare per il codice dei contratti, in particolare mi riferisco alle varianti. Il centrosinistra a Pescara ottiene 250.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare una parte della ciclopolitana cittadina, realizzare il collegamento tra le piste ciclabili, in questo caso su Viale della Pineta, che si doveva ricollegare alla pista ciclabile sul lungomare, e a quella di Viale Pindaro di fronte all'Università. Si insedia il centrodestra, Masci gioca al gioco dell'oca e lo fa con i soldi dei cittadini pescando la casella 58, cioè ritorna al punto di partenza. 250.000 euro erano per realizzare una pista ciclabile in sede protetta su Viale della Pineta, in realtà si torna indietro e oggi se ci si va non si trova nessuna pista ciclabile ma soltanto una generica zona 30, quindi di limitazione di velocità. In mezzo una variante giustificata dalle proteste dei residenti per i parcheggi, che non è, diciamo, una di quelle cause che giustifica una variante, e il 23 di febbraio la cittadinanza si sveglia con dei lavori di ripristino che riportano tutto alla condizione di partenza, senza un atto del RUP, del direttore dei lavori, della giunta, di nessuno, ma soltanto un annuncio social del sindaco che dice non pagheranno i cittadini di Pescara. In realtà la precedente variante è costata moltissimo, circa 42.000 euro al netto del ribasso che pagheranno proprio i cittadini di Pescara, e su questa seconda parte invece dobbiamo capire prima di tutto chi ha voluto questo lavoro, che tipo di lavoro ha voluto, se la cosa rimarrà così, e soprattutto poi vedremo chi paga anche questo secondo lavoro.